Antonio Del Fra, palleggiatore di una sera Safety Conan Perugia, che oggi ci aveva una bellissima partita scontro salvezza contro Cerignola. Era partita male la squadra bianconera, ma poi anche complice il tuo ingresso è riuscita a rivoltare la partita. Bei tre punti che danno morale. Sì, decisamente questa era una partita fondamentale per il campionato, perché sapevamo che dovevamo far bene, perché Cerignola nelle ultime due partite aveva fatto grandissimi risultati a Foligno e a Pineto in casa, quindi aveva risalito la classifica. Naturalmente noi, che in questo momento siamo vicini comunque alla zona di retrocessione, dovevamo far punti in questa partita, soprattutto perché eravamo in casa. Uno scontro diretto quindi che sicuramente vale doppio, ma adesso c'è da lottare ancora con quali squadre per poter raggiungere questo obiettivo salvezza? Con tutte. Noi dobbiamo scendere in campo con qualunque squadra, con gli occhi di sangue, e dobbiamo cercare bene di far punti con tutti, perché nel girone di ritorno avremo molte partite fondamentali in casa, tra quali Monteruce, che dobbiamo e possiamo far bene. Quindi bisogna fare un girone di ritorno degno di quelli che siamo e vedere quello che poi riusciamo a fare, giocando bene però. Oggi quando sei entrato non ci hai avuto come punto di riferimento Fuganti, che si è infortunato, però oltre a Pasquale Gabriele, che è sicuramente un terminale molto importante, hai trovato uno Stamegna che anche lui ha dato un grandissimo contributo alla squadra. Sì, è stato bravissimo e ha fatto quello che doveva fare. Purtroppo Filippo si è infortunato nel primo set, speriamo si rimetta al più presto, perché comunque è un giocatore fondamentale per la nostra squadra, perché essendo molto giovane lui ci aiuta a crescere, quindi in allenamento è prezioso, è un diamante.